Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amici radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Abbiamo fatto una chiacchierata su quelli che sono i rapporti con l'erario. Abbiamo visto quali può essere l'origination, le motivazioni che stanno alla base di questa situazione, cioè può essere il credit crunch, può essere una magari valutazione non particolarmente corretta delle fonti di approvvigionamento, ma insomma, a prescindere da quelle che sono le causali, noi abbiamo potuto constatare, e credo insomma di non essere fuori dal coro dicendo questo, che negli ultimi anni il rapporto di indebitamento tra imprese e agenzia delle entrate è aumentato. Senza fare demagogia, senza entrare diciamo nel merito di aspetti politici di orientamento, tutto questo aspetto però ha comunque stimolato vari governi a trovare possibili soluzioni, ma questo è un aspetto che lasciamo ai nostri governanti. Parliamo invece di noi e di come in qualche modo le cose potrebbero essere sistemate. È assolutamente importante che, stante il rapporto di indebitamento, quindi trovandoci in una situazione di indebitamento importante, non fisiologico con l'erario, si adoperino e si adottino tutte le possibili misure tese a normalizzare questo rapporto. Ci sono varie fonti, varie possibilità di poter normalizzare la situazione, che va diciamo dalla possibilità di diluire, no, nella fisiologia questo credito, o addirittura in presenza di motivazioni e di incidentalità particolarmente rilevanti ricorrere all'istituto della transazione fiscale, che è una modalità di interfacciare con l'Agenzia delle Entrate chiedendo, invocando o una diluizione particolarmente importante oppure uno sconto basato su presupposti assolutamente oggettivi, su elementi sopravvenuti rispetto alla nascita del presupposto e dell'indebitamento. Ad ogni modo, ci sono ovviamente alcune normative spot che parlano di rottamazione, diciamo, delle cartelle, dove è possibile una diminuzione, è possibile un risparmio di sanzioni e di interessi, quindi vale la pena seguire tutte queste possibilità che vengono messe a disposizione dell'imprenditore per fare in modo che il debito nei confronti dell'erario assuma una valenza, una sua certificazione, una sua definizione, una sua perimetrazione e non sia diciamo, una sorta di blob che cresce continuamente o un qualcosa, diciamo, un pinsimonio che viene utilizzato per poter assolvere o per poter rientrare da altre fonti di capitale. Questa è una cosa che non ci si può permettere e quindi in ogni caso, come in qualsiasi situazione, l'erario è uno stakeholder importantissimo con il quale va tenuto un rapporto di assoluta lealtà e con il quale ovviamente ci si deve parlare e fare in modo che si possa addivenire a una soluzione della problematica, una soluzione sostenibile appunto con quello che è il proprio piano, la propria diciamo visione d'impresa, il proprio andamento prospettico dei conti. Bene, per oggi è tutto, anche questo argomento abbastanza importante, abbastanza delicato, abbiamo provato a trattarlo, ovviamente non è una trattazione esaustiva, è uno stimolo per poter così fare delle riflessioni. In ogni caso per oggi è tutto, vi auguro un buon pranzo, una buona giornata dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.